Buongiorno Davide, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI ha creato il miglior bot giocatore di Minecraft di sempre, facendogli guardare 70.000 ore di persone che giocano a Minecraft. Questa tecnica pare una novità in grado di sbloccare un nuovo livello di capacità delle IA. Pensate quindi se la allenassimo facendogli guardare tonnellate di ore di video su YouTube. Everyone loves good cheesy Oh my gosh, spaghetti, so you want to of make sure that course. you're getting enough in there. Right. Minecraft AI ha imparato a eseguire sequenze complicate di pressioni di tasti sulla tastiera e di click del mouse per completare gli obiettivi del gioco, come tagliare alberi e costruire oggetti, ed è il primo bot a essere in grado di costruire i tool di livello Diamond, che è un task nel gioco che richiede a un buon giocatore umano circa 20 minuti di click a velocità sostenuta. Questa tecnica è chiamata imitation learning e si basa proprio sul training delle reti neurali, facendogli guardare degli esseri umani che fanno cose. Sfruttando l'enorme quantità di video presenti online, OpenAI spera di raggiungere con l'imitation learning lo stesso livello raggiunto con GPT-3, che è stato allenato facendogli leggere grandi quantità di testi online. Ovviamente il bot non è così intelligente da capire da solo, guardando un video, che facendo una certa cosa ne ottiene un'altra. Questo processo deve essere accompagnato da un'operazione di labeling, cioè qualcuno, un essere umano, deve marcare un'azione a video come conseguenza di un'altra azione, e ovviamente questo richiede un enorme lavoro. Ma il team di OpenAI ha trovato un modo per automatizzare questo processo, sfruttando un'altra intelligenza artificiale per aggiungere automaticamente le label ai video e chiamando questo processo video pre-training. Sono partiti con un labeling manuale di circa 2000 ore di video. E questo ha permesso di allenare il modello, che ha poi imparato, ad esempio, che un click del mouse in un certo contesto fa sì che il personaggio tiri un colpo di ascia. E questo modello ha poi generato le label delle famose 70.000 ore di video che hanno allenato Minecraft AI. La tecnica usata fin qui per allenare i bot è chiamata reinforcement learning, in cui in pratica una rete neurale impara a eseguire un compito attraverso trial and error. Il problema è che funziona solo quando c'è un chiaro obiettivo da raggiungere e azioni casuali possono prima o poi portare a completarlo. Ma Minecraft è un gioco senza un chiaro obiettivo, perché i giocatori possono fare ciò che vogliono: andare in giro, costruire oggetti, tagliare alberi, raccogliere rocce, eccetera. E proprio questo è l'ambiente ideale per sperimentare questa nuova tecnica di training, come ha dimostrato MindDojo, un progetto che sfrutta Minecraft per descrivere task e obiettivi attraverso dei prompt testuali e il risultato a video, e che ha vinto un premio al NeurIPS, che è una delle più grandi conferenze mondiali sulla AI. Peraltro i ricercatori hanno ottenuto i risultati migliori combinando imitation learning e reinforcement learning, facendo imparare il bot con i video e poi rintuzzando i risultati con il trial and error, e in questo modo sono riusciti a ottenere il completamento di task da più di 20.000 azioni consecutive. Anche se potrebbe sembrare che questa tecnica possa portare a far svolgere all'IA azioni simili a quelle umane nel mondo fisico, nel mondo reale, in realtà queste hanno una serie di problemi di contesto che fanno dire ai ricercatori di OpenAI che questo scenario, per quanto plausibile, non è ancora molto vicino. Quello che è certo è che, proseguendo su questa tecnica, sbloccheremo nuove capacità per le intelligenze artificiali, o quantomeno creeremo dei bot bravissimi a giocare a Minecraft. E questo era anche tutto, noi ci rivediamo la settimana prossima, vado a giocare a Minecraft.